E rieccoci, caro testa di caso, sempre qui dal MEI, meeting dell'etichetta indipendente, sempre a Radio Science. Noi continuiamo, come abbiamo fatto in questi due giorni di evento, di rassegna, questa carrellata di interviste in cui vediamo un pochino chi ho trovato che si stava allontanando da Piazza Nenni, se ne stava andando verso la piazza principale. Io subito ti ho accalappiato. Come ti chiami? Allora, io sono Antonio, sì. E sono Antonio dei Beauty Clean, sì. Con il mio gruppo qui, adesso sono un po' in giro, non li trovo. Esatto, è abbandonato. Abbandonato qui. Perfetto. E niente, ero un po' a promuovere il nostro album, sì, un sì, po' sì. In giro, fa come si fa. Un po', certo, come questi eventi nascono anche per questo, insomma, certo. Per farsi conoscere. E voi vi siete esibiti questi siamo giorni? Esibiti, sì, sì. Siamo esibiti circa un paio d'ore fa, dall'altro lato, il palazzo, non mi ricordo il nome, siamo. Quello che è? Quello che è. No, ho capito. Penso di aver fatto una buona esibizione. Ah, è anche modesto? No. Bravo! Ci sta. No, ok. Quindi dove siete però? Allora, noi siamo un po' dalla provincia di Caserta e di Napoli. Quindi avete fatto anche voi un bel viaggetto. Sì. Si nota la stanchezza. Anche perché siamo arrivati proprio alla fine ai titoli di coda, sì. Quindi ci sta di arrivare un po' lunghi. Prima volta al MEI? Sì, prima volta, e devo dire la verità, sono rimasto soddisfatto, contento. Soddisfatto, stupito. Deluso? No, deluso no, okay. Assolutamente, per nessun aspetto. Sono rimasto sorpreso che è una bellissima manifestazione. Sì, 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 è vero. Anzi, devo dire, o ci sono, non ci sono, ci ritornerò tutti gli anni. No, effettivamente Radio Science, noi insomma cerchiamo di tutti gli anni, siamo sempre qui, ci ospitano, ci fa anzi molto piacere, tranne per qualche defezione dell'anno scorso. È molto scoppiato qualcosa? Sì, penso di sì. No, beh, lo diciamo perché sono microfoni direzionali, quindi non se ne sono accorti di questo. Ma non da adulto, sembrava Hiroshima, ma diciamo, cerchiamo sempre di essere presenti nel nostro piccolo, un pochino far conoscere certo. Chi sono i protagonisti, che poi siete voi, certo. Certo noi, di questi eventi, di questa rassegna, un pochino sapere un po' che cosa fanno, cosa non fanno, eccetera. Voi parlate un pochino del gruppo, quando è nato? Allora, il gruppo è nato circa una decina d'anni fa. Sì. Sotto vari nomi, vari cambi. Sì. Però credo che negli ultimi 5 anni abbiamo aggiunto abbiamo trovato il nostro equilibrio. Identità, ok. Sì. E stiamo portando avanti il nostro progetto che si chiama Lena, sì. Il nostro album. E giusto, l'album ce l'hai ancora tu, testa di caso? Perché guarda, mi faccio questo, voilà. Guarda, prendiamo l'album, lo facciamo anche vedere, sì. Nel questi canali, davanti e anche dietro, cioè incredibile, ci siamo impegnati, Anche in obliquo, guarda, abbiamo i potenti mezzi di Science, possono anche questo. No, scherzo a parte, quindi scusami, battuta a parte, Beauty Clean, che appunto è l'album L'Era. L'Era, sì. E voi cantate italiano, inglese? Sì, siamo rock band con influenze elettroniche, testi in italiano, sì. Ci spiamo un pochettino. Siete sotto SIAE, no? Perché... No, assolutamente. Ah, beh, insomma, questa ci fa quasi piacere, sì, perché sì, sì, sì. Così possiamo mandare il brano senza grandi... È buono sapere questa cosa. No, dai, diciamo che adesso noi come Radio Science chiaramente siamo qui presenti, noi facciamo pochi eventi l'anno e questo è uno dei quali insomma cerchiamo sempre, come ti dicevo prima, di essere presenti. Ma guarda, di senza problemi. Magari potremmo anche intervistare su altri programmi, quindi tramite le nostre normale programmazione e attività all'interno del nostro palinsesto abbiamo un programma che parla appunto di... che punta anzi a intervistare artisti musicali e non, tutti i lunedì sera, si chiama I Due Compari, e appunto Gianluca e Priscilla intervistano questi due conduttori artisti, quindi magari in qualche modo vedremo se riusciremo a portarvi anche in diretta e parlare un pochino, diciamo, più approfondito. Speriamo allora. Certo, no, diciamo, nel nostro piccolo cerchiamo di fare ci anche teniamo più. Perché abbiamo lavorato tanto per c'è un brano che si chiama Arachiri, tra Arachiri, l'altro. Sì, bellissimo. No, sono curioso di sentire. Io dico che ne rimarrai sorpreso, perché non è una solita, sì. Dei soliti pezzi. Ci sono delle variazioni all'interno che merita, secondo me merita. Poi io sono in parte, vabbè, però comunque dai, sei anche obiettivo. Dai, diciamo da questo punto di vista, dai, ci fa piacere aver conosciuto. Io ringrazio di averti beccato con i titoli di coda, perché come dicevamo siamo
qua sta per calare la notte, c'è freddo perché ricordiamo, sì. Guarda, ricordiamo che c'è ancora in divisa, questa è la divisa dei Blue Clay. Penso che c'è una divisa, c'è anche un passamontagna di là, certo. Dopo c'è pazzi, c'è il di porco, quindi no, dai, scherzi a parte, ci ha fatto molto piacere conoscere anche voi. Non è il plurale maiestatis, ma era perché siete comunque una combriccola, credo, bella affiatata, siete comunque sfondato questo album e soprattutto se siete riusciti ad arrivare a un evento come questo, che non è che proprio per tutti, nel senso che assolutamente, noi siamo arrivati vincendo un contest a Salerno, già. Però non ci aspettavamo, eravamo proprio all'oscuro del mail. Siamo venuti qua, abbiamo trovato il paradiso. Cioè, esatto, è un artista, è veramente il paradiso. Questi due giorni Faenza è veramente, dal punto di vista della sua emilianità, dimmi. È arrivata anche la bebè, vedi, perché ricorda che se Mometto non va alla montagna, la montagna va da Mometto. E quindi bastava aspettare. Cioè, bastava aspettare. Dai, facciamo arrivare. No, deve venire lui è... Ciao Luca, allora stavamo intervistando in radio che si vede, come dico sempre, quindi anche qui su Radio Site. Io rimango su YouTube perché sono pigro, lui pure, lui sta stanco, sta acceso, no, e quindi siamo partiti ieri. Sì, aspetta, puntano un po' di qua. Abbiamo dormito pochissimo e adesso torniamo. Stai ancora sognando? Ancora dormendo e adesso si torna a casa. Adesso si torna a casa. Bella trasferta. Bella trasferta, infatti. Siete venuti in macchina, treno, aereo, autostop. Ho capito io. Allora. Sono stanco lì. Scusa, mi dicono di passarti il microfono, ma perché? Tanto è un autista lui, non è un autista. No, scherzo a parte. Ci ha raccontato un pochino chi siete, cosa fate, che ci fate qui. Io vi ringrazio, ti ringrazio per tutto, ma vi ringrazio per questa disponibilità. Testa di caso che ovviamente ci sta ignorando, perché lui ci ignora sempre. Salutiamo dall'altra parte del vetro. E gli amici che sicuramente ci stanno vedendo e ci vedranno, perché come dicevo siamo in diretta Facebook e non solo, quindi ci vedono, ci sentono, probabilmente commenteranno male anche questa cosa, sicuramente. Tutto condivisibile come ogni cosa a questo mondo, e io ti ringrazio. Ho rovinato un lavoro che durava da 10 anni, voglio dire. Sì, è incredibile, in un secondo hai fatto una cosa pazzesca, cioè roba. No, scherzo a parte, grazie ancora. Grazie a voi. Noi ci aggiorniamo, continuiamo sempre qui al me, ancora per poco, perché ormai tra poco anche noi toglieremo le tende dal momento. Aspettiamo Gianluca, l'altro conduttore, che l'abbiamo spedito a fare la giuria di non so che cosa. Va bene. Grazie ancora, un saluto sempre qui dal MEI, meeting delle etichette indipendenti. Un abbraccio, un saluto da Luca di Radio Sites e Antonio De Blasio. Dillo più a bassa voce, sì, Antonio del Blue Decline. Questo ci abbiamo uno preciso, impostato. Grazie ancora, un abbraccio e ciao.